Ti saluto con la pace di Gesù. Oggi giovedì 18 agosto 2022, il Dio ti benedica da Sion e che Dio possa benedire la tua vita e l'intera tua famiglia. Alleluia. Anche oggi è per la grazia di Dio che siamo vivi, siamo gioiosi e possiamo ancora una volta accostarci alla presenza di Dio. In che modo? Così, ascoltando la sua parola, pregando, adorandolo, cantando, chiedendogli a Dio quello di cui abbiamo di bisogno, avendo un dialogo con Lui. Sai una cosa? Cantando si prega, perché il canto, se ci fai caso, alcuni canti cristiani sono delle richieste, sono delle preghiere. Ad esempio, come il cervo anela l'acqua, l'alma mia brama solo te. L'anima mia brama te, Signore. Ho bisogno di te. Ecco, questo è un canto, ma è anche una preghiera. E poi nel ritornello dirà: da te sol prendo forza, oh Dio. In te sol posso riposar. Ecco, nel ritornello dichiariamo chi è Dio. Tu sei la mia forza. Da te solo io prendo la forza. E in te solo posso trovare il riposo, non quello fisico, il riposo dell'anima. Hai bisogno di riposo interiore? Hai bisogno di riposo mentale? Hai bisogno di riposo spirituale? Vai a Gesù e Lui sarà la tua protezione, il tuo ristoro e il tuo tutto. Alleluia. Vogliamo ascoltare la parola del Signore che questa mattina dice proprio così: per questo anch'io mi esercito ad avere sempre una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini. Questo testo lo possiamo trovare nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 24, il versetto 16. Ed ancora, non ho coscienza di alcuna colpa. Non per questo però sono giustificato. Colui che mi giudica è il Signore. Quest'altro testo lo possiamo trovare nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 4, al versetto 4. Il titolo di questa meditazione biblica è questo: come uno strumento più o meno regalato. Abbi pazienza, ma ho sbagliato. Il titolo di questa meditazione biblica non è regalato, è come uno strumento più o meno regolato. Se un tachimetro perde di sensibilità, reagisce con più o meno precisione alle variazioni di velocità. Se però è stato manomesso, il suo ago indica sempre una velocità o inferiore o superiore a quella reale. Altrettanto accade nel campo morale alla nostra coscienza, che ci permette di valutare il bene e il male, ma che, proprio come un delicato strumento, può perdere la sua sensibilità o addirittura essere compromessa al punto da non saper riconoscere ciò che è giusto. Purtroppo è impossibile non abituarsi al male che vediamo praticato ogni giorno intorno a noi. Di un misfatto o una condotta considerati orribili soltanto fino a pochi anni fa, oggi si dice: è grave, ma in relazione all'evoluzione attuale dei costumi bisogna considerarlo accettabile. Ecco, la crescente tolleranza nei confronti del male rende difficile distinguerlo dal bene, alimentando così la confusione morale. Non ascoltare la propria coscienza equivale a renderla insensibile e a comprometterne la capacità di giudizio, con tutti ovviamente i pericoli che ne conseguono. Un tachimetro non funzionante non è una scusa valida per l'automobilista a cui è stata fatta una multa per eccesso di velocità. È il rivelatore della polizia che fa fede. Ecco, la nostra coscienza può diventare uno strumento non più affidabile se è alterata da ripetuti contatti con il male, ma affidabile se regolata mediante l'attenta lettura della parola di Dio. Il cristiano ha nella Bibbia la regola sicura, vissuta perfettamente da Gesù.
L'Apostolo Paolo amava e imitava il suo Signore. Come lui, vegliamo per avere sempre una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini. Per far questo, fratello mio, sorella mia, amico mio e amica mia, per far questo c'è bisogno della pienezza dello Spirito Santo. Perché io credo fermamente una cosa, che più noi siamo ripieni di Spirito Santo giornalmente, meno ci lamenteremo, meno giudicheremo gli altri, meno criticheremo gli altri, meno guarderemo i difetti degli altri, meno faremo infrazioni spirituali, meno diremo bugie, meno faremo cose che non dovremmo fare, eccetera, eccetera, eccetera. Se siamo ripieni di Spirito Santo, non abbiamo tempo per queste cose, perché siamo concentrati su una direzione. E la direzione è servire il Signore con tutto il cuore, con tutte le forze, senza sviarsene né a destra né a sinistra. Quindi voglio farti una domanda per concludere questa meditazione. Sei ripieno di Spirito Santo? Se lo sei, allora non è giustificato il fatto che parli male degli altri, che usi parolacce, che parli in modo scurrile, che ti comporti male nel lavoro. Perché? Come abbiamo detto nella meditazione di ieri, se ben ti ricordi, abbiamo parlato che il cristiano, quello vero, quello che è nato di nuovo, manifesta i frutti dello Spirito in maniera pratica. Quindi, se la nostra vita non è ripiena dello Spirito Santo, hai voglia di dire siamo cristiani. La gente ci guarda e ci dice, gioia mia! Ma quale cristiano? È vero anche che la gente oggi ha una visione del cristianesimo abbastanza, non trovo il termine, ma abbastanza offuscata, ecco, offuscata. Perché il vero cristiano, colui che vive per Cristo, si vede e si differenzia dagli altri. Perché? Perché la vita che vive nella carne la vive nella fede nel Figlio di Dio. Quindi, se hai bisogno della pienezza dello Spirito Santo, andiamo in preghiera e chiediamola a Dio. Oltre a pregare per questo, vogliamo pregare per ognuno di noi, per i nostri bisogni, per le nostre famiglie. Vogliamo pregare anche per la cognata di Rita, è una sorella, che è una persona che sta soffrendo di depressione. Vogliamo pregare per lei affinché Dio la possa liberare, gli possa dare la gioia, gli possa dare una nuova vita, perché con me lo ha fatto. Io ero molto depresso, ero anche un tossicodipendente, usavo droga, facevo cose malvagie, però Dio mi ha liberato e da quel giorno la gioia invade la mia vita, la presenza di Dio è costante nel mio cuore. Quindi preghiamo per questa persona e chiediamo a Dio di intervenire. Ti invito a chiudere gli occhi e a pregare insieme a me. Padre Celeste, Dio nostro, Dio Santo e Onnipotente, ti vogliamo presentare prima di tutto questa persona che sta soffrendo di depressione. Noi ti chiediamo che nel nome di Gesù tu possa intervenire nel suo cuore e che tu possa salvarla, possa darle una nuova vita e che tu possa riempirla della tua pace, del tuo amore, della tua presenza, Signore. Chi lo può fare? Questa è l'opera tua, Signore. Noi la presentiamo davanti al trono della tua grazia e ti preghiamo con tutto il nostro cuore, Signore, intervieni nel suo cuore con mano potente. E poi vogliamo pregarti per ognuno di noi, Signore, riempici di Spirito Santo affinché la nostra vita possa essere perfettamente in linea con la tua volontà. Signore, aiutaci, abbiamo bisogno di questo, non riusciamo da soli, abbiamo bisogno di te. E ogni cosa noi te la chiediamo non per i nostri meriti, ma nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, il nome più potente di tutta la galassia e dell'universo. Nel nome di Gesù, amen. Gloria a Dio. Ti saluto con la pace del Signore e ci vediamo domani al solito appuntamento. Pace a te.